Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo su Minigames. Ragazzi, oggi siamo sul The Egg Wars. Ebbene sì ragazzi, vi porto anche questo nuovissimo Minigames. Finalmente porto qualche Minigames diverso dagli altri, che insomma per il momento ho portato solamente Skywars e Survival Games. Quindi ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se per voi va bene del fatto che appunto ci faccia questo nuovo minigame, se vi possa piacere. Allora, intanto dobbiamo andare a controllare l'uovo. Questa è tale quale alle Bedwars, solo che a posto del letto c'è l'uovo, eccolo qui. Ma penso che molti di voi lo sappiano già, tanto è anche vietato di distruggercelo da solo, appunto, così da evitare che si possa, se è stupida, distruggerlo. Poi entriamo qui dentro. Perfetto. Quando mi serve per upgradarlo, 10 di oro. Dammi l'ultimo pezzo d'oro, così. Eccolo qua. Così noi lo facciamo un po' scendere. Non tanto, perché appunto è ancora lento. Però l'importante è che almeno l'abbiamo fatto scendere un po' di secondi, perché 8 secondi erano abbastanza troppi. Allora, prendiamoci un po' di blocchi. Ok, 24. Poi riclicchiamo il villager e prendiamoci un po' di armatura. Un po' di così, un po' così. Perfetto, andiamo a controllare se ci possiamo prendere qualche arma, per esempio un piccone. No, mi servono 32 pezzi di ferro per un piccone. Non so perché mi si bugga. 9 pezzi di oro. Perfetto, e mi sa che per upgradare il ferro ce ne vogliono 10. Perfetto raga, mo upgradiamo anche l'ultimo pezzo di ferro, fatto di oro qui, sì, di oro, di ferro, per avere un po' più veloce questa farm. Ok, adesso ce l'abbiamo al massimo questo coso, quindi fermiamo un po', e ora è il momento di andare a sconfiggere gli altri, perché adesso appunto, dato che adesso abbiamo un bel po' di roba. Allora, non tanto, clicca sto villager però magari, Allora prendiamoci questo, e attacca poco, potevo prendere quello di ferro, però mai ho cliccato, quindi non si torna più indietro. Vediamo un po' qua che cosa potrei trovare. Niente, che perché appunto non ho materiali sufficienti, quindi andiamoci a prendere il ferro, che proprio assai qua. Poi mannaggia miseria, clicca. Perfetto, prendiamoci la spada e poi vediamo un po' che cosa prendere. Ah, il cibo, giustamente, perché poi moriamo di fame. Quindi prendiamoci un po' di bistecche, ma giusto un po'. Prendiamoci due, bene o male, 4 pezzi di mele d'oro, e se ce la facciamo costruiamoci una chest per poter posare gli oggetti. Quindi la mettiamo qui vicino e possiamo solamente questi materiali qui. Perfetto, quindi sistemiamoci l'inventario in questa maniera, e poi il cibo e poi le mele d'oro. Perfetto così. Quindi ora dobbiamo iniziare ad andare in un'isola per distruggerlo. Anche se in realtà l'uovo non l'ho bardato proprio, quindi mo devo praticamente un po' bardarlo. Quindi andiamo un po', se riesco a prendere almeno un po' pezzo di ossidiana. Sì, 3 ne riesco a prendere. Quindi ho già 3 pezzi di ossidiana. Andiamo immediatamente a bardarlo un po'. Ok, ma ora che è notte, quindi sembrava che me l'avessero distrutto. Allora, dobbiamo mettere l'ossidiana
ai quattro lati da non permettere agli avversari di distruggerlo. Quindi facciamo una roba di questo tipo, così, così e anche così. Quindi ce ne mancano uno qua e uno sopra l'uovo, perché appunto così almeno se devono venirlo a distruggere, ci sta meno l'ossidiana sopra all'uovo che lo protegge. Tra l'altro qui sopra c'è un'altra roba, quindi andiamo a controllare. Mannaggia, non so saltare. Come vedete ragazzi, forse questo minigame sono avrà tipo tagli, perché appunto se vi ricordate il primo episodio delle Bed Wars non è andato a chissà granché, perché appunto cioè tagliando non è venuto niente di che come minigames. Quindi vorrei farvi vedere un po' come insomma giochiamo su sto gioco. Allora, dammi gli ultimi due pezzi di ossidiana. Ok, precisi precisi, siamo a due pezzi di ossidiana. Poi, dato che appunto ho tutto questo ferro, clicca, prendiamoci questo qua, questo materiale qui, che ci servirà moltissimo. Poi prendiamoci altri blocchi, va. Ma sono spariti i blocchi. Proviamo a rientrare. Perfetto. Ok. Uno stack intero di questa roba. Quindi possiamo sempre l'oro e il ferro. Ecco qua. Ora torniamo immediatamente all'uovo prima che possano arrivare qualcuno. Ok, facciamo una roba di questo tipo. Poi shiftiamoci. Ok, meno male. L'ossidiana ce l'ho ancora in mano. Quindi allora mettiamoci questa roba qui. Purtroppo penso che ai lati possano venirla a distruggere di qua. Eh sì, mi sa proprio di sì, perché appunto l'ossidiana appunto si nota. Quindi ora dobbiamo bardarlo a tutto il lato per non permettere che loro arrivino. Tipo una roba di questo tipo. Ecco qua. Boh, se arriva uno non lo vedrò mai, dato che appunto è ricoperto da sta roba. Però va bene. Allora, cerchiamo di andare in quell'isola per distruggere almeno un uovo, perché per il momento non abbiamo fatto altro che bardare e farsi notte. Quindi cerchiamo di raggiungere quell'isola prima che qualcuno ci possa notare. Ovviamente fare in modo che il ponte verrà distrutto una volta andato a distruggere l'uovo, cioè quando torno nella mia isola, ovviamente, per fare in modo che nessuno si può collegare alla mia isola. Eccola, già abbiamo visto. Mannaggia miseria, mi ho perso tutta la roba. Vabbè, Iani, l'importante è che l'ho messo. Ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto. Dove vai? No, 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 no,
Sono stato chiccato. Ma speed, ovvio, devo correre, dovevo fermare quel tizio, ma dai, sono stato bannato. Ma non ci credo, ma dai. Sto server, secondo me, devono migliorarlo. Vabbè ragazzi, io direi che questo video è tutto. Spero comunque il video vi sia piaciuto. Il server insomma ci ha buttato fuori. Comunque spero che comunque il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video di queste Eggwars. E se volete con qualcuno in collaborazione, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Raggiungiamo almeno 10 like per un prossimo episodio. E ciao a tutti.